abbiamo interpretato bene la gara, i ragazzi hanno fatto un'ottima partita contro una squadra che in casa su 33 punti ha fatti 21 qui, e due settimane fa hanno fermato anche a Peralpi sullo 0-0, quindi la soddisfazione di aver fatto tre gol, fatto gol su palline attive, e che era da tanto che non si faceva. Quindi sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, quindi faccio i complimenti a loro. È stata una partita che ha mostrato nuovi fronti anche sul piano del gioco, come ha detto lei, il gol del difensore intanto, perché non erano neanche mai arrivati dei difensori a parte Belli, ma era arrivato di piede su palla inattiva, il raddoppio, quindi il Padova che la va a chiudere, non c'era riuscito nelle ultime partite. E poi mi lasci anche spendere una parola per Radrezza, che entra, trova il suo spazio e fa un gol che per il ragazzo è davvero speciale vista la sua padovanità. Sì, ma sono contento, io infatti Igor, un ottimo professionista, si allena bene. Io, come ho già detto, è un giocatore che preferisco più da metà campo in su che sotto la nostra metà campo. Sono contento per lui, come sono contento per la squadra. Si è fatto trovare pronto, come Jelinic, che veniva da un paio di giorni in settimana che non è stato bene, oggi ho preferito Cretella, poi è entrato bene anche lui, ma tutti quanti oggi hanno fatto un'ottima prestazione. Entrati tutti bene, poi finalmente l'episodio anche che gira a favore, quell'espulsione della Propatria per il fallo da ultimo uomo di Saporetti su Liguori, insomma è un Padova che ne approfitta, perché era anche importante metterla sui binari giusti la partita. Sì, però cioè, l'espulsione è netta, quindi ci sta, poi siamo stati bravi a gestire e trovare il gol a fine del primo tempo, e poi nel secondo tempo l'abbiamo chiusa. Però queste sono partite, ripeto, complicate, che devi giocare con la giusta testa, e soprattutto siamo stati bravi nel secondo tempo nel palleggio, nel cercare poi la profondità, l'ampiezza, dove poi sono nati i gol. Partita che devi anche essere bravo a chiudere, come l'aveva detto più volte in settimana. Sì, perché anche il primo tempo abbiamo avuto una palla con Russini per andare in vantaggio, il portiere è stato bravo, poi dopo abbiamo creato altre situazioni con De Marchi, una volta davanti al portiere, l'altra ha preso il palo. Ma ripeto, sono soddisfatto della prestazione, dei tre gol, e dobbiamo lavorare per crescere ancora. Proprio anticipato lei nominando De Marchi, la mia domanda è: un giocatore che si impegna tanto, crea spazio, gioca per la squadra, e a testimonianza di questo c'è il fatto che siete andati tutti insieme a consolarlo quando poi lei l'ha sostituito. Un po' di sfortuna nel secondo episodio, nel primo sembra quasi una maledizione, insomma, che non riesca a prendere la porta. Sì, è così, lui dà tanto per la squadra, poi mi dispiace che poi quando arriva lì non riesce a finalizzare. Però fa un grande lavoro per la squadra, le prestazioni ci sono, gli manca soltanto di fare gol. Infatti lei gli sta dando comunque continuità, al di là del fatto che Ceravolo rientrava da un infortunio. Sì, gli sto dando continuità perché le sue prestazioni sono positive. Poi Ceravolo veniva da due settimane di stop, è rientrato questa settimana, anche lui è entrato bene. Ma ripeto, sono soddisfatto della prestazione generale, poi chi è entrato si è fatto trovare pronto. Questo è un aspetto importante. Colpisce anche nel primo gol Valentini, che fa gol e viene verso di lei in panchina. Sì. Insomma, segnale anche, insomma, di un'unità tra chi è in campo, chi è fuori, anche con lei che è la nuova guida tecnica. Sì, no, un bel gesto, ma soprattutto con tutta la panchina, quindi queste sono cose importanti per un gruppo e per far crescere una squadra. Famosi segnali che voleva vedere, che insomma sta iniziando a vedere. Le prestazioni c'erano anche state nelle ultime due gare, oggi è stata anche una vittoria rotonda che fa bene anche al morale. Sì, ma io quando sono arrivato l'ho detto, la cosa fondamentale era l'atteggiamento di squadra, quindi sacrificio da parte di tutti, e poi un grande attaccamento anche alla maglia. Inizia a sentirselo un po' suo questo Padova. Sì, anche se credo possiamo migliorare, ecco.
però insomma dai, stiamo sì, facendo no, progressi. sono soddisfatto, ma sono abbastanza esigente e quindi i ragazzi lo sanno, possiamo e dobbiamo migliorare. Dai, chiudiamo con un bel sorriso. Sì, sì, assolutamente. Mi senti, Vincenzo? Sì, ciao Giorgio, ti sento. Ciao Vincenzo, oh, finalmente non abbiamo sofferto. Una partita, finalmente un bel secondo tempo del Padova, finalmente la costruzione di quello che è in mente, ovviamente con delle cose da sistemare, però insomma oggi si è vista. Sì, direi che abbiamo fatto un'ottima gara, interpretata bene. Incontravamo una squadra che in casa su 33 punti, 21 ne ha fatti qui. E se non sbaglio, due settimane fa ha fermato anche la Ferrarpi qui in casa. Quindi non era una partita semplice, però i ragazzi hanno interpretato bene. Abbiamo fatto 3 gol, abbiamo fatto finalmente gol anche su pallina attiva, quindi vedo dei miglioramenti, come avevo già detto la scorsa settimana, una crescita continua, mi aspetto sempre di più, sono abbastanza esigente, questo lo sanno i ragazzi, e quindi possiamo anche fare meglio. Ecco, come ci faceva presente il nostro Francesco, tu hai un record quest'anno col Padova, il primo gol di testa, la tua squadra, il primo gol di testa che fa il Padova l'ha fatto oggi. Sì, è vero, ci abbiamo lavorato in queste settimane e oggi ci siamo riusciti. Il capitano è stato bravo a attaccare il primo palo, a far gol. Sono contento perché poi le partite si possono sbloccare e possono dare dei punti, perché il 43-45% non è una statistica mia, si fa gol su palline attive. Certo, senti, io non voglio purtroppo in una giornata così guardare la cosa negativa, però lì davanti davvero De Marchi si ripete, e lo dico da un suo estimatore, perché sono stato un suo estimatore, però davvero Vincenzo, io credo che, non lo so, sprecare delle occasioni così a Vicenza, abbiamo sprecato e potevamo vincere, oggi potevamo andare 2-3-0 senza mettere in difficoltà la squadra, davvero ti aspetti che arrivi qualcuno lì davanti in questo mercato? Questa è la vera domanda. Sì Giorgio, io è da un mese che ma lo dico, ma anche il direttore, quindi sì, io aspetto qualcosa davanti, come aspetto un play a centrocampo, cioè non è un mistero, cerchiamo questi due giocatori, tra una settimana, 8 giorni finisce il mercato, quindi spero di averli prima, anche perché poi ci sono due gare veramente impegnative, sono col Pordenone e con la Ferrarpi, tra settimanale, quindi mi aspetto che questa squadra venga migliorata. Ecco, senti, Radrezza oggi ti può mettere in difficoltà questo gol, questi no, suoi difficoltà? Io l'ho già detto, Igor, ragazzo che la grande professionista, si allena bene, io lo preferisco più da metà campo in su che sotto la nostra metà campo, infatti l'ho fatto entrare lì finto esterno a venire dentro il campo. Cioè, io lo ritengo più un giocatore offensivo, ecco. Infatti sono contento per lui. Si è fatto trovare pronto, ha fatto gol come Jelenic, che in settimana è stato fermo un paio di giorni per un problema al ginocchio, è entrato bene, ha fatto gol anche lui. Ceravolo veniva da 2 settimane di stop, anche lui è entrato bene, ha avuto risposte positive dal gruppo, vedo una grande unione anche sul gol di Valentini, tutti ci siamo abbracciati tutti a panchina, quindi tutti segnali positivi, ma ripeto, si può ancora far meglio.
Ecco, l'ultimo Vincenzo, quando sei arrivato tu hai detto questa è una squadra, questo è un gruppo che si è sottovalutato, cioè vale molto di più di quello che ha fatto vedere finora. Ecco, in questo tuo percorso di miglioramento, attendendo ovviamente i rinforzi di mercato, questo gruppo ti sta dando soddisfazione? Ha ancora ampio spazio di miglioramento secondo te, visto la tua esperienza anche di categoria? Sì, penso di sì, però dobbiamo migliorare con due giocatori funzionali. Mi ripeto spesso, no? Con giocatori che abbiano sia davanti che a centrocampo abbiano centimetri e chili, perché credo che in questa categoria sia importante naturalmente qualità. E davanti un giocatore che faccia numero nel senso faccia Faccio i finalmente. gol. Francesco, voglio farti una domanda. Francesco. Sì, mister, buonasera. Avevi Buonasera. grandi problemi di difesa prima di questa partita perché avevi perso tre giocatori, di cui due che erano stati titolari nelle ultime partite. Ti chiedo innanzitutto come hai visto la prestazione di Dell'Icarri, che non giocava praticamente da un anno, e poi se questi infortuni saranno una cosa lunga o per le prossime due potresti recuperare qualcuno. Allora, per quanto riguarda la prestazione dell'Icarri, è stata una prestazione positiva. Non giocava da tanto, però era un ragazzo giovane, si è fatto anche lui trovare pronto, quindi sono contento per lui. Come lo stesso Zanchi, che non giocava da parecchio, anche lui ha fatto una buona gara. Mi dispiace per Belli, che abbiamo perso, poi a quel punto ho dovuto arretrare Vasic come terzino. Io mi auguro che non sia niente di grave. Mi auguro anche di recuperare Gasbarro per la prossima, però qualche problema ce l'abbiamo in questo momento numericamente dietro. Quindi Gasbarro forse, Crivello no, ci pare di capire, e Belli si No, vedrà. Crivello purtroppo no, Crivello no. Non ci aiuta neanche i campi in questo periodo, in questo momento, i campi di allenamento, quindi qualche problema ce l'abbiamo, ecco, dobbiamo stare attenti e lavorare stando attenti anche alla valutazione sul terreno di gioco.